Sara Reginella, ben trovata, l'ho presentata prima, documentarista, psicoterapeuta. Lei qualche anno fa ha fatto un viaggio nel Donbass, no? Per capire anche dal suo punto di vista, che è particolare, sicuramente non è quello soltanto di un giornalista, che tipo di popolazione c'è lì, che cosa è successo in questi anni, che sono stati ancora anni di guerra, che però non abbiamo raccontato. Quindi la domanda che mi verrebbe da farle molto direttamente, di fatto un Donbass può scatenare un conflitto mondiale? La popolazione di queste repubbliche di fatto da che parte sta nella maggioranza, se si dovesse votare per un referendum, dalla parte russa o dalla parte ucraina? Dottoressa Reginella. La popolazione del Donbass sta dalla parte dell'antifascismo, perché per capire bene quello che sta accadendo adesso, no, siamo tutti impazziti con queste presunte invasioni. Quello che dobbiamo capire è che in Ucraina c'è stato un cambio di governo alla fine del 2013, inizio del 2014, che da una parte del mondo è stata letta come una rivoluzione democratica, dall'altra parte del mondo è stato letto come un golpe fatto con una manovalanza neonazista, e questo lo dicono le bandiere rosso-nere che sventolavano durante i giorni, no, dell'Euromaidan. Le bandiere rosso-nere sono le bandiere di Pravi Sektor, sono quelle che erano le bandiere del partito collaborazionista ucraino, il partito collaborazionista della Germania di Hitler. Potrei parlare tanto di questo, potrei fare riferimento al partito Svoboda, che il cui simbolo prima del 2014 era la runa dente di lupo, appunto simbolo della divisione Das Reich che è stata utilizzata. È chiaro che tutto questo non è piaciuto alla popolazione del Donbass. La popolazione del Donbass è una popolazione che noi dobbiamo ringraziare, perché se noi oggi siamo liberi dal fascismo e dal nazismo è grazie anche alla resistenza che i nostri fratelli e le nostre sorelle in Donbass hanno fatto nei territori del Don. In quella terra è viva la memoria di quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi di fronte a questo cambio di governo o golpe, perché in due parti del mondo si chiama in due modi diversi, hanno detto no e quindi hanno autoproclamato le loro repubbliche popolari. Dottoressa Reginella, lei ci sta raccontando di fatto di una realtà antifascista, di una realtà che si è rivoltata contro quello che è stato visto con un golpe rispetto a come è stato visto magari dal resto del mondo, e dunque, e questo però glielo chiedo io, ci sta raccontando di un Putin dalla parte dei giusti, dalla parte di coloro che si vogliono sentire liberi, di quelli che si vogliono sentire liberi, visto che lei ha utilizzato questo termine, dai fascisti? Io credo che sia un Putin che è intervenuto in difesa di persone che stanno morendo da 8 anni, perché il conflitto c'è da 8 anni, e quindi bisogna distinguere tra quella che è una guerra d'attacco e quella che è una guerra di difesa. Io quando sono andata lì ho visitato i sotterranei dove i bambini vivevano per settimane e i cadaveri stavano sopra con la neve al gelo, morti, e le persone non potevano riabbracciare i propri cari durante appunto le battaglie che c'erano. Io, guardi, invito tutti a uscire da questa logica dello schieramento, e lo dico da clinico in questo senso, non ci fa bene. Siamo entrati in una nuova guerra fredda, dobbiamo capire quello che è successo, non dobbiamo schierarci, dobbiamo comprendere e dobbiamo capire che se una popolazione si è levata in armi e ha autoproclamato delle repubbliche popolari, forse un motivo c'era, e questo andrebbe conosciuto. Dottoressa Reginella, noi di fatto invitiamo poi, no, giustamente anche ad avere quest'altra parte di informazione. Peraltro ho citato prima il suo viaggio documentario, penso che possiamo vedere anche la copertina del suo libro. Io la ringrazio per essere stata qualche minuto con noi, anche per farci capire un altro aspetto di questa vicenda. Eccola qua, la guerra fantasma del Donbass. Grazie Sara Reginella, io faccio sentire altre voci, grazie ovviamente, altre voci di giornata.